troviamo all'interno del campo della Coppa del Mondo. Insieme a noi Filippo Bologni, tra pochissimo sarà il commentatore per la Rai, ma prima ci commenti questo giro per noi. Buongiorno a tutti, sì, siamo qui nella ricognizione del campo di questo prestigiosissimo Gran Premio di Coppa del Mondo di CSI 5 Stelle. Siamo appunto nel leg di casa, il leg italiano della Fiera Cavalli Verona. Ho appena visionato il percorso e devo dire che sembra, come è giusto che sia, un percorso molto complicato per cavalli e cavalieri, ma trovo che la più grande difficoltà non siano tanto le altezze su 1,60 m, poiché i cavalli e i cavalieri che partecipano a questa gara ovviamente sono in grado e sono abituati a queste altezze, ma credo che la difficoltà sia proprio il tracciato. E il grande direttore di campo azzurro Ugliano Vezzani ha saputo mettere, secondo me, le difficoltà ben sparse, ben distribuite in tutto il giro. E se vogliamo un attimo guardare, qual è, che secondo, esatto, le più ostiche, diciamo, per i cavalieri? Allora, io trovo che la parte 5-6, c'è una curva che poi vedrete soprattutto quando inizierà la gara, verticale 5, Oxer 6, è molto difficile, poiché dal video forse non renderà, ma lo spazio è veramente poco, quindi il controllo di cavalli e cavalieri deve essere perfetto. E poi, quasi ovviamente, la parte più complicata sarà la doppia gabbia, che la vediamo sul lato lungo, sotto la tribuna principale, una doppia gabbia con ingresso di Oxer, due tempi verticale e un tempo uscire su un Oxer. E la doppia gabbia in generale è uno dei salti più difficili quasi sempre, ma tanto più se viene costruita, come in questo caso, molto vicino al pubblico, alla gente, alla zona hospitality, quindi i cavalli comunque possono leggermente distrarsi. Tra l'altro, zona hospitality che ricordiamo hanno anche ampliato, quindi tribune ancora più numerose. Assolutamente. E poi oserei dire che l'altra parte più complicata, anche qui un grande classico, un grande asso della manica di Ugliano Vezzani, è la linea finale. Ci andiamo a vedere. Esattamente, andiamo a vederla insieme. La linea finale è esattamente opposta alla doppia gabbia, quindi possiamo dire che le due parti, a mio parere, dopo aver fatto una semplice e veloce ricognizione del percorso, sono le parti di ostacoli posizionate nei due lati lunghi del campo. Qua dietro potete vedere la tavola verticale numero 11 di tavole, che come sempre risulta essere uno dei salti più errorabili, ma soprattutto in tre falcate di galoppo che potrebbero venire lunghe o corte in base a come si affronta quest'ultimo salto. Troviamo un Oxer su 1,60 m di siepe e, ripeto, è un grande classico di Ugliano Vezzani far sì che l'ultimo salto, comunque gli ultimissimi salti del percorso, siano tra i più errorati. Quindi doppia gabbia sotto la grande tribuna e linea finale, secondo me, saranno le parti che potrebbero dare più complicazioni a cavalli e cavalieri. Solo per noi un nome, chi vedi secondo te il cavaliere più in forma in queste giornate e ovviamente in questo Gran Premio? Ma allora, diciamo che in generale uno dei cavalieri più in forma qui presenti è Julien Payard, tanto che ha vinto anche ieri il piccolo Gran Premio di Fiera Cavalli Verona. Però è difficile fare un nome senza almeno vedere i primi percorsi e vedere come rispondono cavalli e cavalieri, poiché ci sono 5 o 6 binomi veramente in grado di poter vincere, non dico a mani basse, ma quasi. Noi andiamo ad ascoltarti nel tuo commento Rai e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto, godetevi questo bellissimo spettacolo di sport.